Buongiorno. Stamattina è stata una mattinata ricca di imprevisti. Sono venuto per vedere l'alba. Il sole è già spuntato. In realtà la location in cui mi trovo non è esattamente quella in cui pensavo di girare questo video. C'è un tavolo distrutto lassù in cima che vi ho portato nel primo video che ho caricato sul canale, in cui già tempo fa ero venuto a scattare per l'alba, ma non ho tenuto in considerazione che quando sono venuto era metà estate. Oggi siamo a metà ottobre, per cui è normale che la posizione del sole sia cambiata. E quindi adesso ci ritroviamo qui con una composizione presa all'ultimo minuto, sperando di riuscire a portare a casa qualcosa. Questa macchina fotografica pesa un casino. Ho bisogno di cambiare soggetto lassù, come vedete c'è la luna, poiché il sole sta diventando veramente veramente acceso e bellissimo, però gli alberi che sto fotografando alla fine non catturano la luce come speravo. Volevo che le fronde del pino che avete visto in foto diventassero rosse con il sole, ma ciò non sta accadendo, per cui mi tocca trovare una soluzione alla svelta, altrimenti rischio di perdermi quest'albero mozzafiato, troppo bello. Sono comunque contento di essere qua, è tantissimo che non vengo a fotografare l'alba e se anche oggi non dovessi portare a casa una foto decente, alla fine è una questione secondaria. Dopotutto quello che importa di più è godersi il momento, cioè oggi è incredibilmente bello, è proprio bello. Forse ho trovato un'altra composizione, sto un po' scomodo, anzi mettiamo il video, così faccio vedere da qua. Ok, come potete vedere dal video, ve lo faccio vedere direttamente da qui, ho trovato questa composizione, è una scena molto ampia, per cui avrò bisogno di fare una panoramica che prende questo albero qua, parte da qui, diciamo che lascia circa un po' di spazio qui sulla sinistra per dargli aria. Poi mi sono assicurato che girando questo albero, che dovrebbe essere quello diciamo principale, non venga tagliato, e poi dopo andando sempre più verso il sole, adesso la fotocamera sovraespone l'immagine, però sostanzialmente poi dovrò fare, oltre che una panoramica, un bracketing, quindi anche qui saranno circa 12 foto penso da unire insieme. E questo albero caduto, bellissimo, dietro il cielo è una figata, tocca che mi muovo perché altrimenti la luce perde quel colore arancione bellissimo di cui è caratteristica all'alba, e sinceramente non me la voglio perdere, anche se la luce rimane comunque pazzesca. Adesso intanto procedo a scattare perché altrimenti rischio di perdere l'attimo. Allora devo rimpostare la macchina fotografica, poi vediamo di mettere a fuoco il soggetto principale, anche se comunque ho F11, per cui ho una bella profondità di campo, però ricordiamoci che durante le panoramiche non abbiamo assolutamente da cambiare il punto di messa a fuoco, altrimenti tra una foto e l'altra potrebbero esservi artefatti o zone sfocate che noi assolutamente non vogliamo. E cominciamo a scattare, perché è già passata l'ora, stamattina sono già arrivato tardi, è stata una mattina ricca di imprevisti, come ho già detto prima. Però qualcosa a casa voglio portare assolutamente, poiché comunque ho trovato delle condizioni stupende. Il cielo è una roba esagerata, mi piace un bel po'. È proprio bello, c'è una luce fenomenale. Cerco di fare più scatti possibile, non mi limito a fare magari 3 o 4 foto per comporre la panoramica, in modo che se c'è qualche elemento che non si sovrappone bene, magari ho più foto che possono aiutarmi a sopperire i vari problemi che si possono presentare. Quindi piccoli movimenti con la macchina fotografica. Figata ragazzi, è bellissimo, sono proprio contento, era tanto 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 tempo che non venivo a fare le foto. Ho trovato questa nuova composizione in cui praticamente c'è il dirupo della montagna, quindi qua sotto crea una conca e l'aria è ricca di pulviscolo, per cui sembra proprio che, cioè, la luce appare veramente 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 densa, è incredibile. Laggiù in fondo, nello sfondo, praticamente dove ci sono quelle montagne, tutto diventa molto etereo proprio per via del
del pulviscolo che c'è nell'aria, è una roba veramente incredibile, proprio bello, bello, bello. Poi tra l'altro la luce qua sotto viene proprio a riempire questa conca di roccia. E tra l'altro è veramente interessante il fatto che qua giù, proprio nella scarpata, nel dirupo, siano sbocciati i colori dell'autunno, proprio qui è esploso, ci sono dei contrasti che vanno dal rosso al verde, al giallo, e poi c'è la roccia sotto che è quasi bianca, illuminata dal sole, è veramente bellissimo. Non faccio un bracketing, poiché non penso di averne bisogno, vediamo un po'. Allora, potrei esporlo in questo modo, eccolo qua, lo esponiamo così. La esponiamo così, cercate sempre di mantenere l'istogramma più a destra possibile. Allora, ok, sì, questo è a fuoco. La composizione sinceramente non mi fa impazzire, poiché non mi sembra di vedere accentuata la voragine, che in realtà sarebbe proprio il soggetto della foto, quella che è piena di luce, ma per ora intanto faccio questo che ho. E niente ragazzi, alla fine anche oggi non ho più nient'altro da dire, diciamo. Quella di oggi era semplicemente un'uscita per portarvi a vedere l'alba. Sono contentissimo in realtà di come sia andata, sono contentissimo di averla vista, visto che era da tanto che non venivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto. Vi anticipo che già ho in mente tantissimi altri video da fare, ne girerò uno anche a breve, questo sabato. E quindi niente, iscrivetevi, se almeno non vi perdete le prossime avventure. Vi saluto, ciao ciao. La settimana seguente tornai a vedere l'alba. E quando la luce crebbe, mi ritrovai da solo ad osservare il fulgido connubio tra il sole e le brume del mattino. E in merce di tale unione, il mondo appariva circa così.